Come sta secondo lei il vino italiano in questo momento di grande crisi? Ma guarda, il vino italiano è l'unico settore dove veramente sta distinguendosi. Io ho un ristorante a New York dove veramente il vino italiano va alla grande, perché nel mio ristorante c'è solo vino italiano, perché c'è mia nuora che le conduce e dice: noi vogliamo solo vino italiano. Abbiamo fatto solo nel scamotage, solo nel un po' delle bottiglie di champagne, perché vogliono qualche bottiglia di champagne. Insomma, abbiamo tutto vino italiano, dalla Sicilia al Brennero, tutto vino italiano, e sta avendo un bel successo, che sia ben chiaro. Però siamo col vino italiano, stiamo bene, perché vedo anche delle statistiche, abbiamo i vini veramente, che abbiamo l'unico settore dove possiamo dire, settore della pasta, noi diamo naturalmente il vino e la gastronomia, perché ci vedono molto bene, anche gli americani ci amano per quello che siamo, gastronomia e pastai. L'anno prossimo Milano sarà la sede dell'Expo, anche qui un bilancio secondo lei può essere volano per l'economia? Ma senz'altro, noi altri gastronomi e pastai sicuramente sarà un lancio, e noi naturalmente io sono anche presidente dell'Italia del Gusto, dove presenteremo anche all'Expo, saremo presenti all'Expo e ci faremo capire, anche perché ci sarà tutto il mondo che ci guarda e sarà una grande esposizione. E lì vedremo come esporsi, e sarà una grande esposizione, una grande fiera, un grande modo di far capire l'Italia, specialmente sul settore alimentare, chi siamo veramente. Ma guarda, all'estero noi come pastai, infatti anche i pastifici stanno lavorando, specialmente sul napoletano, che c'è diversi pastifici che lavorano anche tutto il meridione, cioè i piccoli pastifici che esportano della pasta di grande qualità e esportano negli Stati Uniti, un po' tutto il mondo, e questo veramente ci inorgoglisce, insomma, questi, perché il pastificio è ancora in espansione, specialmente all'estero. Qua in Italia un po', ormai siamo in fase di saturazione, però all'estero è ancora richiesto.